Risoluzione anticipata del contratto di servizio, liquidazione della nuova partecipata, gara per l'affidamento del servizio pubblico sul mercato. Questa è l'etappa indicata dal segretario comunale Rossana Carrubba, a cui il sindaco Cateno De Luca ha chiesto il parere su cosa sarebbe successo alla Messina Servizi dopo il fallimento di Messina Ambiente, e la sua risposta è stata quella che la nuova società va messa in liquidazione e le sue quote azionarie poste in vendita. La legge Madia infatti dispone chiaramente che nei 5 anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possano costituire nuove società né acquisire o mantenere partecipazioni in società qualora le stesse gestiscono i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. Le perplessità del sindaco nascevano dal fatto che Messina Servizi fosse stata costituita prima della legge Madia nel 2016, ma il contratto di servizio era stato invece affidato nel 2018, quindi dopo l'entrata in vigore della norma nel 2017. E proprio questo però fa sì che si applichi anche la nuova partecipata alla normativa. Quindi, seguendo il dettato di legge, non sarebbe oggi comunque possibile per il Comune di Messina, per i prossimi 5 anni, costituire nuove società di settore o acquisire partecipazioni in società di settore. Ma il servizio va comunque riassegnato sul mercato, secondo le regole ordinarie, proprio per corrispondere alla ratio di interdizione dell'ente pubblico dall'esercizio delle imprese. Quindi il Comune deve sostituire la modalità di affidamento dell'in-house providing con quella dell'esternalizzazione, secondo le note regole dell'evidenza pubblica. Sembra quindi inevitabile che il servizio dei rifiuti finisca in mano ai privati, proprio quello che durante i tavoli di concertazione si era voluto evitare.